Ok, andiamo avanti. No, scusami, devo andare avanti, altrimenti veramente. Melania, mulatina. Volevo dire alcune cose, perché poi io su internet mi sono trovata a commentare anche in maniera molto animata molti post, perché se volete, soltanto la roba che sono libri, quindi se mi andate a sapere curiosità di sapere cosa scrivono i vari commenti e confronti, vuol dire che questo è più libri, quello che abbiamo scritto. Allora, niente. Allora, durante le campagne elettorali, prima delle elezioni, l'ultima campagna elettorale facciamo, prima, che cosa dicevamo? Faremo questo, faremo quello, dirette streaming sempre, perché noi siamo quelli di fiato sul collo, dirette streaming. Una ogni tanto, va bene. Chi l'ha deciso non si sa, anzi viene fatta la votazione se farle le dirette streaming nelle loro assemblee. Loro votano se farle. Prima eravamo fiato sul collo, ora dirette streaming forse, oppure mai. Restituzione i soldi. C'era la votazione vista, è stato l'unico che ha votato si sente. Sì, lo so, ma non posso elogiare il fidanzato perché dico che sono di Ha parte. alzato la mano, ma non mi ha Comunque, restituzione soldi, sì, ristudiamoci nel 2005 e poi in base a... E poi niente, diario, invece un casino sulle diarie, un casino su tutti questi bordelli, va bene. No parenti assunti, ok, nel codice di comportamento, non c'è scritto nel nostro codice di comportamento che loro hanno firmato, anzi invito a tutti quelli presenti, se non hanno fatto, di leggere il codice di comportamento che è pubblicato su internet, il nostro codice del Movimento 5 Stelle, la carta di Firenze. Così sapete tutti quanti i nomi di Grillo dove sono scritti e il nome di Casaleggio dove è scritto, cioè da nessuna parte, magari perché non crede a parole quello che diciamo, ma è la verità se lo leggete su internet. No parenti assunti non è scritto nel codice di comportamento, ma dato che la filosofia del Movimento 5 Stelle ci insegna che non dobbiamo fare raccomandazioni, giusto? Quindi se poi la regione vengono assunti fidanzate o compagni e viene tollerato, è normale che pure perché la regione Lazio ci sono stati questi casi. Tipo Stefano Mancini lo dite in No, diretta. non sono fidanzati, ma poi ti ripeto, quella è una cosa privata, allora c'è scritto Aspetta, relazione no, mi tra devi parenti, rispondere. ma è un'imprecisione. Se no, no, silenzio, Hai capito? No, perché noi non siamo neanche autorizzati a dai, non Ok, mi poi ci rispondo. sarà chiarimento, me Poi la ne intendi. avanti, dopo No, questo che qua parte potremmo finire vuoi? sul codice di Ok, comportamento, allora. pure la posizione che preferiamo, magari. Avrei parecchi suggerimenti. Allora, posso dire una cosa? Allora, facciamo una cosa, se Berlusconi assume la sorella o la fidanzata o la compagna, Berlusconi è uno stronzo, io lo odio con tutta me stessa Berlusconi, Berlusconi, se lo facciamo noi e non ci possiamo innamorare, che non c'è, secondo me è un'affermazione davvero tristissima, altrimenti, no per dire, ma Cristina, essendo attivista abbastanza storica e sa come lavoro, giorno e notte appresso lui mi avrebbe assunto, Siete no? conviventi, Una questione è con... diversa la questione. Ah, Un ok. Siete, cioè, mangiate nello stesso piatto Ah, oppure no? ho Vabbè, dai, questa è una polemica che Ma dai, comunque, vai, vabbè, lasciamo perdere. dai, Queste sulle sorvoliamo questo, dai, no, più Grillo sono garante, sì, perché appunto lui l'ha detto lui stesso, c'è il video su internet dove dice che sono garante, perché... Casaleggio, boh, vabbè, già l'hanno spiegato loro. Casaleggio fino a prova contraria, fino alle elezioni, prima delle elezioni, era solo quello che gestiva il blog di Grillo e stop. Ora invece va alle riunioni, parla con le commissioni, come dicevano loro, dà consigli, decide pure lui, quando in realtà lui stesso è uno di quelli che proprio la rede la esalta e dice che tramite la rede bisogna decidere qualsiasi cosa, invece lui va a parlare con le commissioni di cosa, non si è capito il perché. No talk show. Perfetto, c'è scritto nel codice di regolamento, allora le persone vengono espulse, ma senza violare assolutamente, non mi stanno simpatici sicuramente quelli che sono stati espulsi, tranne qualcuno forse, ma vengono espulsi senza che hanno violato nessun punto del codice di regolamento, quindi vi invito a leggerlo, quelli che sono ultra e dicono sì espulsioni, però senza sapere che non hanno Cioè, violato neanche. parlare male del movimento Aspetta, è una cosa no, esatta, non si no, no, può fare. Stai esponendo il suo pensiero. Allora, sì, infatti, è il mio pensiero. Vuoi sintetizzare? Però, sì, quindi no talk show scritto per il senso, vanno tutti in tutti i talk show più allucinanti di questo pianeta Terra e non si, le espulsioni loro no, perché chi l'ha deciso non si sa, neanche noi attivisti l'abbiamo deciso, non abbiamo fatto nessuna in rete, non abbiamo deciso niente. Poi, quello che... Sì, no, no, ho finito. Io sono felice se i miei portavoci, Giuseppe, Cristian, Ivana o chiunque, Alessandro, anche i portavoci di tutta l'Italia,
mi dicono se ci sono le cose belle che fanno e noi le vediamo tutti i giorni, dalle proposte di legge, le emozioni, le battaglie in aula, e mi dicono pure se ci sono problemi, perché io ad esempio nella famiglia, prima ne parlavo un po' scolino in macchina, non li siamo visti, se io ho mio figlio, no? E mio figlio è bravissimissimo a scuola, porta voti meravigliosi a casa, e poi è un pezzo di merda, è un bambino cattivissimo, e... ma io sono felice come genitore. Grazie, Renato. Ah, è un bel pochetto che mi sono felice di avere un figlio che è bruttissimo, però è una merda, non cerco di aiutarlo da quel punto di vista. Tipo il giorno che sei, guarda, perché... Scusate, basta. Grazie. Allora, ognuno è legittimato ad esprimere perché questa è democrazia. Grazie. Ok, allora 23:31 tocca a qualcuno vuole dire qualche cosa? A riguardo no, Bernardo, vai. Scusami, ho espulso direttamente lì. Luce ha espulso Cristian Augusto. Allora, scusate, io ho fatto tardi stasera, perciò diciamo sono entrato a introduzione fatta da Christian avanzata, perciò non sono riuscito a capire qual è il discorso. Anche se poi nell'ordine del giorno diciamo c'è una comunicazione, l'ordine del giorno mi pare che discussione. Ma te lo vuoi leggere, intanto fa la domanda che... No, faccio subito Cristian. Il discorso è questo qua, cioè nell'ordine del giorno si parla di una discussione e di una presentazione, mi pare, diciamo, tutte queste problematiche che ci sono in camera, dovute alle istruzioni e quant'altro. Ben venga, perché effettivamente io, come ha fatto Angelo Valerio, per ignoranza, per velocità, ho votato sì. Perciò, perché non ero cosciente di quello che è successo. Infatti mi sono lamentato più di qualche circostanza con qualche persona vicina del fatto che non ho notizie a riguardo, diciamo, un po' del polso della situazione. Perciò per me questi incontri sono importanti, cerchiamo di nel limite del possibile degli impegni di voi, insomma nostri, di farli più spesso. E il discorso è che mi sembra che stasera ci sia una votazione. No, ma c'è una votazione. Prima si era parlato di dare una linea, però ne parliamo alla fine tutti insieme, vediamo un attimo. Perché cioè, no, non c'è scritta nell'ordine del giorno, non c'è scritta una votazione. Chiedo scusa, l'ho proposta io, ma l'ho detto la cosa. Va, 23:34, dai, okay. Ma sono finito, era messo a parte. Hai qualche domanda? No. Qualche dubbio? Sì. Ok. Bernardo. Io mi accusano di essere maschista, ma sono d'accordo sia con Alessandra che con Melania. Importanti di alleggerire anche un po' la situazione, che è un po' grave. E forse non so se sia grave, anche seria. Per me era anche seria la situazione, perché c'è un po' di confusione delle regole e non capisco bene questa cosa dei meetup e sfiducia, nel senso che per me andrebbe benissimo. Io sono di Repol, svizzero, in America viene applicato male, però in Svizzera funziona. Ma noi possiamo sfiduciare, cioè io voglio sfiduciare Cristian, ma non posso sfiduciare, non c'è scritto da nessuna parte. Tra l'altro nel codice di comportamento c'è scritto che l'assemblea congiunta decide per l'espulsione e poi la rete ratifica. Quindi questo discorso dei meetup che sfiduciano, ripeto, io lo vorrei perché sono per la democrazia dal basso, ma per ora non c'è, non esiste.
quindi quando se ne escono sul blog pure, è stato sfiduciato a Meetup, è un colossale controsenso, è disinformazione pure. Quindi questa è una grossa, questa è soltanto un esempio di tanti vuoti normativi che abbiamo. D'altra parte siamo nati strutturalmente nel 2009, prima il movimento non esisteva, esistevano i Meetup. Le regole sono state fatte così, insomma, nel senso le più semplici possibili, perché siamo per la semplicità, però purtroppo la semplicità sacrifica anche la complessità delle situazioni. Da ultimo vorrei rispondere a chi parla di io disconosco, io credo, ma il punto che a me Grillo non ha rivelato assolutamente nulla. A me Grillo, e penso a molti di noi, Grillo ha dato solo voce a chi non ce l'aveva. Tutto qua. Non è che Grillo mi ha insegnato a me che bisognava avere meno costi della politica, oppure che bisognasse, non so, qualsiasi punto fermo del movimento, o che la stampa fosse di regime. Perché me l'ha insegnato Grillo? Grillo non è un profeta, non porta delle verità rivelate. Ha solo dato voce a persone che non ce l'avevano. Però dal momento che questo è un movimento di uomini liberi, c'è scritto anche nel nostro statuto, io non accetto di fare la base, io sono molto attento al linguaggio. La base è un termine dell'antilingua politica. Base, quadra, questi termini ridicoli non esistono anche in italiano, che non accetto assolutamente di... Io non sono base di niente. Io sono un individuo Giuseppe, Gaia, e non farò mai la base. Io ho pensato di uscire dal movimento, non lo farò, ma non lo farò perché, non perché mi candido, ma perché continuo nel mio attivismo civile. Adesso sto monitorando il porto di Rio Martino, mi sono studiato il bando di gara, ma non per incensarmi, per dare un consiglio a tutti. Facciamo le nostre battaglie, andiamo avanti. Non mi posso aspettare niente, purtroppo, da Casaleggio e Company. Non me ne posso aspettare, perché quello che stiamo facendo io non lo condivido. Però non mi voglio arrendere. E però non cerco neanche di fare la lettera, la cosa, tanto non mi si filano. È inutile che faccio la lettera. La lettera che chi va? Casalino? Che parla con la Bignardi? Cioè, non va. Quindi io consiglio a tutti quanti di essere un po' meno tifosi, prendersi le proprie battaglie anche individualmente e portarla avanti nei Meetup e poi anche attraverso i portavoce che in fin dei conti sono amici con cui possono anche essere mandati a fanculo. Io vorrei anche un baffanculo perché c'è veramente bisogna ritornare un po' a quello che eravamo, anche alle origini. Fortunatamente noi siamo, io sono contentissimo che gli abbiamo detto. Grazie. Lasciala bene, niente, il baffo un po' intermittenza. No, come si è accesa nelle spegne, perfetto. Allora, Gaia Carnarella, nostra portavoce. Allora, io se mi ha consentito faccio un intervento da attivista e una da portavoce. Ma quello da attivista ti rispondiamo oppure certo. Certo che fa, vedi risposta a tutti, a me non lo Allora, io certo sì, ci provo a fare l'intervento da attivista, che poi dopo un po' le informazioni che ho naturalmente non me lo consentono. E parto sinceramente da dove è iniziato il tutto, cioè dalle espulsioni, da dove è iniziato il tutto, ma neanche, forse il tutto è iniziato dall'ultima assemblea provinciale che abbiamo fatto, in cui io mi ricordo che stavamo al Sagittario e più o meno Cristiano e Giuseppe ci hanno detto le stesse cose, cioè magari oggi sono arricchite di più dettagli, più particolari, però il tipo di... delusione, il tipo di scoramento, perché effettivamente quello che ci eravamo tutti quanti immaginati poi corsava con una realtà che era diversa, e però sicuramente c'è la volontà di portarle, di evidenziarle in assemblea queste cose, in assemblea dei portavoce, perché effettivamente
sì, il meetup è importante, però secondo me il meetup è una cosa e il movimento è un'altra. E questo lo sappiamo bene perché siamo stati meetup per tanti anni, abbiamo lavorato come meetup e poi adesso siamo a un livello istituzionale che proprio per ruolo ci impone un'attività diversa, che non è quella del tempo libero, che non è quella della passione, della cosa che ci piace di più, ma di un impegno lavorativo che è tutta un'altra cosa. E io già l'altra volta dicevo sì, sicuramente noi in regione non abbiamo questo tipo di pressione, non, cioè, a me nessuno mi viene a dire quello che devo fare se non gli attivisti. Gli attivisti mi portano le istanze del territorio, io cerco di elaborarle con loro e cerco di produrre qualcosa. Ecco, per me questa cosa non è cambiata, cioè è rimasta così la mia attività. L'ultima cosa che abbiamo fatto insieme è stata la mozione che abbiamo firmato io e Cristian, perché io e Cristian abbiamo solo firmata, ma l'hanno scritta gli attivisti, i comitati, ci hanno lavorato e questo è quello che secondo me dovremmo fare sempre. Poi io sicuramente ho sentito le impressioni di Cristian e Giuseppe. Di Giuseppe ho letto un post che a me è piaciuto veramente molto, perché è stato molto obiettivo. Cioè lui ha detto la sua opinione personale, perché noi siamo persone, ognuno di noi ha un'opinione personale, guai se non fosse così. Però ha fatto una valutazione oggettiva di quello che era successo, cioè nel senso ha evidenziato limiti, colpe di questi personaggi, ma anche limiti del metodo di decisione del movimento. Io pure sono contraria alle espulsioni come attivista, io non espulso neanche Marino Mastrangeli, manco il Marino Mastrangeli a volte. Con tutto che lo banniamo da 10 anni. Ci hanno goduto. Ma è una mia idea, cioè nel senso è una mia idea di attivista. E però, come portavoce, ovviamente rispetto il voto della maggioranza, della rete che si è espressa in un determinato modo, posso non trovarmi d'accordo, ma lo accetto e vado avanti, cioè lo accetto e continuo a lavorare. Nel momento in cui la rete deciderà qualcosa che proprio va in contrasto con le mie note più, le cose che io sento di più, e dovrò esprimere, non sarò più d'accordo, farò un passo indietro come portavoce e entrerà Matteo al mio posto, quindi questo è assodato. Però lo facciamo fuori prima noi. Vabbè, però in linea è così. Poi adesso vi... Ma questo è quello che io vivo e come vivo queste cose da attivista. Adesso vi dico come la vivo da portavoce in questa situazione. Innanzitutto a me sinceramente sembra, e perché comunque sento loro, ma sento pure molti altri portavoce, sia in regione che alla Camera, al Senato, con cui collaboro, e secondo me ci basiamo molto sulle opinioni personali, cioè nel senso ognuno ha un'opinione, ognuno la porta avanti, ognuno vive il movimento come crede, non c'è un attivista migliore di un altro, non c'è un portavoce migliore di un altro, ognuno fa quello che può. Ci abbiamo Di Battista che è fantastico a parlare con le vecchiette per strada, ci abbiamo Giuseppe e Alezzi che sono dei geni, che si mettono a studiare bilanci, finanza, a manetta, io sinceramente rimango basita. Però ognuno vive e porta il suo nel movimento, non eravamo preparati per fare questa cosa, ci siamo dovuti mettere a studiare chi lo fa in un modo, chi lo fa in un altro. Sicuramente in tutti io denoto la buona fede, in tutti io penso che quasi tutti, insomma, poi ci sarà sicuramente la mia marcia, non è che noi siamo immuni da questa situazione. Però ecco, vedo proprio che c'è chi lavora e chi parla, ma questo sempre, in tutte le associazioni di persone, nei nostri meetup, nei nostri tavoli di lavoro, chi ha seguito, chi è stato in un'associazione lo sa come funzionano le persone quando si mettono insieme, è così. Però l'opinione, l'obiettivo è comune, e fino a quando l'obiettivo è comune, io so che Cristian è polemico, scrive sopra Facebook, e vabbè, pure Davide Barilla scrive sopra Facebook, perché dobbiamo fare? So così, però io sono sicura del fatto. Abbiamo approcci diversi. Però io sono sicura del fatto che entrambi, cioè, hanno chiari i principi per cui stiamo là dentro, e questa è una cosa che non mi leva nessuno dalla testa. I meetup, i ruoli dei meetup. Benvenuti nel fantastico mondo dei meetup. Io sono stata sfiduciata in un anno almeno 7 volte.
L'altro ieri è uscito un articolo sul giornale che ci ha sfiduciato a tutti e sette. Cioè, non è, qual è la novità? Cioè, ogni città 200, forse ce ne avremo soltanto nel Lazio di meetup. Ogni città ce l'avrà 2-3 meetup. Un meetup c'ha un candidato, l'altro c'è un altro. Cioè, succede di tutto. Cioè, questo qua è la normalità. Per noi è da un anno che funziona così. È un anno che veniamo sfiduciati, è da un anno che... Sì, vabbè, davvero? Cerchiamo di dare una spiegazione, perché comunque è giusto, perché quando c'è un malcontento, tu la dai. E vi faccio un esempio. Ci abbiamo un codice etico, noi regione, che abbiamo firmato, a differenza di voi, che è stato scritto prima delle elezioni ed è giuridicamente scorretto. Cioè, nel senso, è stato scritto male, ma è stato scritto proprio che rischiamo peculato se lo rispettassimo. L'abbiamo scritto pensando di lavorare a via Cristoforo Colombo, cioè proprio delle cose che stanno fuori dal mondo, e quando comunque non riusciamo a rispettarlo, perché veramente se utilizzassimo i soldi del gruppo per fare le cose che abbiamo scritto verremmo arrestati, perché c'è una regolamentazione, quando cerchiamo di spiegare queste cose agli attivisti, gli attivisti, io distingo gli attivisti in due gruppi, no? Quelli che stanno dalla mattina alla sera, che scrivono sui meetup e sui gruppi, però se tu gli chiedi scusa, tu lo sai qual è l'ultima interrogazione, l'ultima attività che abbiamo fatto, loro non ne sanno niente, però sono bravissimi sui regolamenti, sulle sfiducie, su quello che noi abbiamo firmato, su quello che non abbiamo fatto. Ecco, i meetup non possono sfiduciare gli attivisti, perché, i portavoce, perché chi è che dice effettivamente quell'attivista chi è? Io l'altro ieri esce un articolo su Ciociaria Oggi, perché noi comunque siamo provinciali, quindi abbiamo i giornali provinciali, dove uno degli nuovi organizer eletti, non si sa come, da Lazio e da chi, non si capisce, ci ha sfiduciati a tutti e sette e vuole boicottare l'assemblea regionale domani. Allora, sì, voi vi ci ridete, ma noi veramente ci combattiamo tutto il giorno da un anno con questa gente. E poi, a differenza che alla camera, la pisana entri come vuoi e mi impiomba dentro l'ufficio, la qualunque a me. Quindi, cioè, è veramente... roba da mopping, da stalking. Quindi quando voi dite che vi stressate, io ci credo, ma figuratevi che poi a voi manca tutto l'aspetto dell'attivista molesto che invece abbiamo noi. Quindi questo dico, non è possibile che un meetup possa sviluppare. Noi l'abbiamo sottoposta da tempo questa problematica allo staff, e Grillo tramite lo staff ha detto: guardate, noi non abbiamo mai sfiduciato un portavoce perché l'aveva sfiduciato il meetup d'appartenenza, perché la situazione di meetup è quella che è. Per questo c'è la necessità di distinguere tra che cos'è il movimento e quindi portavoce che hanno la certificazione e stanno lì a fare un ruolo istituzionale dagli attivisti. È tutta un'altra cosa. Quello è stato sfiduciato nel 2013, un anno fa, eppure. E poi io ho un vantaggio che non ho televisione, non so tanto riguarda Facebook e. E me lo stessa tutto di vista. Sì, nel senso, e quindi sta un po' fuori. Sì, io vorrei aggiungere un'altra cosa che a me non. Cioè, vorrei che, visto che sono due meetup che veniamo qui a parlare di opinioni più o meno legittime, stress più o meno sentiti, però se senti altri 3-4 parlamentari, ci saranno altri problemi, ci saranno altre situazioni. A me piacerebbe che i meetup che noi vediamo, facciamo, non si basassero sui post di Cristian su Facebook, dei malumori, dei malcontenti, ma sulle attività. Cioè, nel senso, noi siamo una provincia che dovrebbe lavorare, che dovrebbe essere di supporto ai portavoce, cioè che dovrebbe produrre con i tavoli qualcosa di concreto. Quindi, cioè, è inutile che veniamo qui a parlare dei malumori, dei pettegolezzi. Scusa, ma per me quello è un pettegolezzo di Valentina e Stefano. Ne abbiamo parlato 200 anni. Anche al Senato ci sono. Ma anche quella, c'è, cioè, anche quell'altro, ma anche Barbarezzi. Ma Barbarezzi, ma si porta, se lavora così, ma sti cavoli. Ma è una tua opinione, ed è una mia opinione. E so, ti ripeto. Fino a quando facciamo il movimento con le opinioni mie, tue, di 2 miliardi di persone, non andiamo da nessuna parte, stiamo fermi. Invece io preferirei che i meetup fossero sulle attività. E, cioè,
testa bassa e lavorare. Concordo su Bernardo, quello che dice in pieno, testa bassa. Ok, grazie Gaia. Niente, passiamo, andiamo avanti. Gianmarco Muraro. Andiamo alla valorizzazione del territorio di voto. Ok, grazie. Allora, ringrazio Gaia dell'intervento che ha fatto, perché volevo fare un intervento molto più duro, però da quello che ha detto un po' mi sono ravveduto. Io sono abbastanza, diciamo, triste, anche tra virgolette arrabbiato, di essere venuto qui per la quarta volta in quattro mesi a parlare con i portavoce nazionali e parlare non di proposte, non di attività fatta legittima e coerente con gli obiettivi del movimento, non di prospettive future, ma di chiacchiere, supposte, espulsioni, cose. Io quello che, e sarò molto breve nel mio intervento, quello che vorrei proporre è che Grillo e Casaleggio sono stati ripetuti sia dai portavoci sia da altri attivisti, sono i garanti del movimento. Garanti del movimento vuol dire che se la base... Grillo che l'ha sentito? No, Grillo Grillo è il garante del movimento. Va bene, scusate, ho capito male. Io quello che volevo dire era che se Grillo è il garante del movimento, è logico che se c'è un problema e la base e i meetup e tutti quelli che stanno, diciamo, che dovrebbero gestire il territorio non riescono a organizzarsi e fare una cosa coerente con gli obiettivi del movimento, eccetera, è logico che lui deve, da garante, operare d'imperio e bloccare queste cose. Quindi io la proposta finale del mio intervento sarebbe quella di cercare di riorganizzare e rendere più coerenti tutti i regolamenti che più volte è stato detto, alcune volte sono troppo stringenti quindi impossibili da rispettare, alcune volte sono troppo larghi perché non si capisce se si può fare una cosa o non si può fare un'altra, ma questa cosa deve avvenire dalla base e in il modo più democratico possibile, cercando dalle... è estremamente complesso questo, però se non si fa questo, secondo me si arriverà sempre di più andando nel tempo che il troll di turno, il rompiscatole di turno, per inezie vanificano il lavoro di tanti attivisti che ci mettono con il cuore e l'intelligenza 365 giorni su 365 giorni nell'attività. E questo, quindi, ecco, bisogna ripartire secondo me dalla base e cercare di riformulare il più possibile i regolamenti interni, anche per fare in modo che da lì poi si può veramente rinascere sul territorio e valorizzare il territorio. Ultima cosa, cerchiamo per i problemi seri che vengono affrontati tutti i giorni dal meetup, e se ci sono problemi personali, di risolverli il più possibile, anche per la pubblicità all'esterno, il più possibile vis a vis, e non con il posto di turno che poi spesso a sorpresa ci sfada degli accordi che a vis a vis erano stati positivi. Grazie. Gianmarco, in modo molto veloce provo a dire due cose, se sei d'accordo. Allora, innanzitutto, onestamente, Gianmarco, tu fai parte del meetup di Latina che lavori al countdown, quindi onestamente lo trovo ingiusto da
la conclusione che tu fai che il Meetup in Latina si esprime soltanto attraverso Meetup. L'altro ha detto qua la quarta volta che ci incontriamo qui per parlare di cose, forse è la seconda. Quindi che si parli di queste cose dal momento che io penso che si possa fare, certo non deve essere l'attività principale, non deve essere l'unica attività di Meetup e forse non lo è, se tu partecipi vuol dire che fai qualcosa, spero che non sarà mai l'attività principale del Meetup, però io rivendico il fatto che se ne possa fare, poi se comunque tante persone sono venute perché forse l'argomento interessava e forse volevamo anche confrontarci su questa cosa. E che Grillo operi di imperio, quindi io tutto quello che ho detto sulle regole lo condivido, però Grillo operi di imperio no, perché Grillo operi di imperio no, perché abbia pazienza, noi non abbiamo un capo, perché se avessimo un capo, a parte il ruolo di capo politico che è imposto dalla legge, Grillo lo scrisse quando scrisse quel post, mi impone la legge di fare il capo politico perché sennò non possiamo candidarci, però io sono il garante. Il capo ce l'hanno i partiti tipo Forza Italia, tipo, cioè c'è un capo, la gerarchia, noi siamo, ribaltiamo la ritanza, è un'altra cosa. Il nostro capo politico è il popolo. Quindi Grillo può avere le sue opinioni, può da quel garante anche stigmatizzare un comportamento, a me mi sta benissimo, ma dal momento in cui anche interpreta una dimissione di un senatore dal Senato come una sua volontà di uscire dal movimento, comunque deve interrogare la rete su questo, non può buttare fuori le persone così, secondo la mia opinione, e sono d'accordo, meglio vis-à-vis che non attraverso le poste, cioè, soltanto che io ho un unico canale di informazione per parlare con tutti, l'unico, però io ho un unico canale e non ho fatto un blog personale, non ho fatto un canale di Facebook da politico, non ho voluto fare niente proprio per rimanere a livello orizzontale, ho un unico canale che è quello con cui ho sempre comunicato con tutti, Facebook, e con quel canale ogni tanto vi do qualche informazione in più o pongo una questione per vedere anche e sentire anche il fatto a tatto quello che pensano le persone che mi seguono su Facebook. Se sbaglio, perdonate, però io questo riesco a fare di più. Grazie, allora andiamo avanti con Fabio Genolla. Eccomi. Salve, sono del Meetup di Latina, attivista, diciamo, a livello teorico sul tavolo cultura, ma comunque niente, una questione riguarda proprio direttamente una proposta, cioè una domanda che volevo rivolgere a voi, ma forse soprattutto a Gaia che è rappresentante regionale. Se c'è vicino alle vicinanze, se no poi io... Dunque, perché è stato, ho visto, vabbè, sulle Iene hanno intervistato Carmine Schiavone sulla questione della Terra dei Fuochi, no? E lui ha detto posto per posto, tanto da che hanno mappato praticamente tutta la provincia di Caserta e sanno adesso dove sono addirittura le particelle catastali, dove ci stanno tutte le varie. Allora, siccome lui nella stessa intervista ha citato anche Latina, la terra nostra, cioè anche le porte di Latina, ha citato Borgo Montello, come, non so, continua, dice il signore, come pozzi dove sono state sotterrate ste materie, insomma, visto che... Noi l'abbiamo fatto? Non lo so, possiamo fare, possiamo cercare, dico, sfruttando l'onda mediatica e le proposte di legge che sono state fatte. Come volete dimostrare, no? No, dico, sto facendo una domanda, visto che hanno fatto una proposta di legge che vieta di bruciare... che insomma apposita per la provincia di Caserta, forse essendo una cosa nazionale può essere allargata anche alla provincia nostra se abbiamo gli stessi problemi, anche se più localizzati solo in certi punti. Tutto qua, questa è la domanda, e poi volevo, dopo la risposta, volevo dire la mia visione su questi argomenti. Non c'è tempo per la visione. No, c'è tempo. Ok, la posso. Dunque, il problema, la cosa che mi dà più fastidio a me è la strumentalizzazione della rete. Cioè il fatto che attivisti, non attivisti, partecipanti, votanti semplicemente a un certo punto tac, possono dire da loro dalle 7 alle 8 chi c'è, chi non c'è resta a me, e comunque dove su un sito che è beppegrillo.it, che è un sito privato gestito da Casaleggio Associati eccetera eccetera, però non è un portale nazionale
che poi è lo stesso problema, perché da una parte c'è un, diciamo, non la casta, però diciamo il, la, dove ci sta il pilotaggio, insomma, e dall'altra parte ci stanno i meetup, che come si è visto è un caos, perché ce ne possono essere 10.000 e piuttosto che unire dividono, e poi un semplice meetup con 15 persone manda via, va bene, indipendentemente. L'unica cosa che mi dà fastidio è la strumentalizzazione, perché a un certo punto il meetup può essere usato per fare espellere un senatore pure con 15 voti, però magari ci stanno 4-5.000 persone che hanno una cosa, una proposta da fare e non riescono a mettersi insieme, però non esiste nemmeno a livello nazionale un portale, e questa è una cosa che io ogni volta cerco di... È chiarissimo. Ed è un oggettivo, non personale. Certo. Quindi sono d'accordo sia con Ilaria che con Alessandra Anna, col signore un po' di meno. Grazie, però. Grazie Fabio. C'è qualche portavoce che voleva rispondere a questo? Con le opinioni, dico, io la mia opinione è diversa. Volevo la risposta. Non ci togliamo adesso, è mezzanotte, siamo stanchi, siamo tutti stanchi. Allora, c'è qualche portavoce che vuole rispondere a Fabio? Ok, Gaia, scusate, ascoltiamo. Allora, ecco, proprio quello che dicevo prima, cioè Fabio si lamenta del fatto che la rete viene utilizzata, i meetup non vengono utilizzati, comunque si va un sacco, perde un sacco di energia, un sacco di tempo a valutare cosa sia giusto o meno dal punto di vista di questa cosa, e perde di vista quello, ciò che è fondamentale, cioè tutta l'attività che non soltanto io, ma Cristian alla Camera e Giuseppe al Senato stiamo facendo proprio sull'attività. No, dico che così diventa dispersivo, perché tutta l'attività in uno strumento, cioè strumento il mezzo, poi no? La comunicazione adesso va solo dall'alto verso il basso, anche se è tutto parallelo. Fabio, ti voglio bene, però se iniziamo il dialogo... No, dico, il mezzo è dispersivo, il meetup non aiuta. Il mezzo è, cioè, un sito della Camera dove puoi vedere tutte le interrogazioni che presentano loro, un sito del Senato, ma non del meetup e del 5 Stelle, cioè proprio il sito della Camera e il sito del Senato, cioè il sito della Regione con tutti gli atti presentati. C'è un meetup che io credo che se qualcuno dice oh ma che stiamo a fare questa cosa, cioè qualcuno ti risponde o ti produce documenti di quello che stiamo facendo, ci sono dei tavoli di lavoro che aiutano nella produzione. Vabbè, secondo te no, però continuiamo a lasciare le cose che vanno così. Ok, Fabio, penso che sia uno di quei tanti problemi che abbiamo e che speriamo tutti quanti per il bene movimento che si riescano a risolvere, soprattutto con l'aiuto degli attivisti. Però non è vero che nel frattempo non si possa fare rete, certo. Andiamo avanti. No, scusa, non mi ha risposto si può fare qualcosa almeno per portare l'attenzione pubblica. Il problema è che anche Latina è una terra di fuochi, anche nel suo picco, nella sua localizzazione. Ci sono tutte le testate nazionali ne hanno parlato. Di Latina non tanto. Sì, anche di Latina, cioè io sarà che mi faccio la rassegna. Cioè, Schiavone è ancora vivo, magari può localizzare ci sono pure. Interrogazioni parlamentari. No, ma anche articoli di giornale, cioè noi ci siamo basati molto su questo. Cioè, perché oggi ne ha parlato per quasi un mese. Ma anche i nazionali si può fare. Lavoraci un piano con la linea, portateci, facciamo strategia, ci porti un piano di strategia e lo attuiamo. Aiutateci a fare quello che manchiamo, facciamo qualcosa, aiutate. Allora, scusate, sì, ecco, vai. No, soprattutto su questo tema qua, si sta insediando la commissione d'inchiesta sul ciclo di rifiuti, quindi quello può essere una sede dove noi possiamo portare spunti e avere feedback. Io per esempio una delle prime cose che vorrei avere come riscontro immediato dai colleghi che andranno, chi andrà in commissione, è la questione degli atti del processo Boschini. Perché a noi portiamo una novità, il processo Boschini, che come sai è stato aperto e chiuso al volo. Il prete che è stato ucciso. Esatto, perché loro potranno accedere in quanto hanno facoltà del giudice, hanno gli stessi poteri della polizia giudiziaria, tanti che noi anche come senatori o deputati non possiamo accedere. Anche alle indagini della polizia provinciale. Tutto, loro hanno, sono in questo momento diventano magistratura, quindi hanno le stesse facoltà di indagine. Per cui questo può essere proprio un momento buono per avere. Grazie Giuseppe per la precisazione, e ricordiamo sempre che la miglior cosa è farsi promotori. Allora Rita, le munise moneta di uno dei tuoi munise moneta di
quello che sta cercando di intraprendere la strada giusta. Vai. Lui dà giudizi, tu che ne sai, li conosci quegli altri. Ciao, come vero così. Lo sappiamo. Io condivido in pieno tutto ciò che è stato detto, le perplessità di Alessandra Anna. Io mi sono avvicinata al Movimento 5 Stelle da poco rispetto a tanti di voi. Ho sentito attivisti parlare, problematiche, interrogazioni. Si sta però perdendo di vista che nel momento in cui il Movimento 5 Stelle ha avuto il boom, forse inaspettato anche da parte di chi poi è arrivato a dover prendere dei ruoli e delle poltrone, che tante persone che hanno votato per protesta e che ad oggi comunque sentono di volersi avvicinare al movimento, ancora non sanno cos'è un meetup, non c'è una regolamentazione che ti dice quale meetup può, come deve proprio muoversi. Io credo che proprio come regole di base uno si rapporta con chi ha già intrapreso un cammino e quindi bussa alla porta e chiede sostegno. Visto che Latina, e io sto a Fermoneta, quindi a pochissimi chilometri, la prima cosa che ho fatto è chiedere supporto a loro, perché è inutile, penso, fare un lavoro che loro hanno già fatto. Quindi se possono essermi di aiuto, ben venga. Nasce però parallelamente che tante persone vogliono sfruttare il Movimento 5 Stelle facendosi pubblicità gratuita, sapendo che comunque nella popolarità della gente c'è il sintomo di protesta, e quindi ovviamente se io mi metto in una lista del Movimento 5 Stelle ho molta possibilità di prendere dei voti. Il più delle volte però ci sono, ad oggi, perché oggi il Movimento 5 Stelle è conosciuto da tutti, tante persone che si mettono lì e che però non hanno la più pallida idea di quello che sia realmente il movimento, ed è quello che sta succedendo a Sermoneta. Si sono svegliati improvvisamente tanti grillini perché ci stanno le votazioni comunali e ovviamente a tanti fa gola. Vige purtroppo nella testa dell'italiano, perché ci è stato insegnato così ed è difficile, è un sistema difficile da scardinare nella testa delle persone, che quando arrivi al comando comunque c'è il portafoglio che ti si riempie facile, e fa gola a tanti, soprattutto adesso che si fa difficoltà a fare la spesa. Quindi qual è la regola che comunque ti dice come comportarti in meetup? Sermoneta c'ha 9.000 abitanti, ne sono nati due nel giro di due mesi. Non c'è nessuna regola che vieta a Pinco Pallo domani mattina di aprirne un'altra. Chi realmente è il Movimento 5 Stelle? Perché qualcuno si arroga il diritto di mettere il simbolo? Io non l'ho messo il simbolo del Movimento 5 Stelle, sono iscritta al Movimento, al Portale Nazionale, ma non l'ho messo, non svento una bandiera se non vengo autorizzata da qualcuno. Sono in attesa di essere autorizzata, qualcun altro lo mette. Quindi chi cerca in rete giustamente dice: tu non hai il logo 5 Stelle, sono loro, sono gli altri. Per carità, magari animati da buonissime intenzioni, dubito fortemente perché conosco i soggetti, però mancano le regole di base. Forse perché quando si è avuto il boom, l'esplosione, i voti dati comunque dalla protesta delle persone, non si è tenuto conto di tutto quello che poteva poi venire fuori. Quindi andrebbe un attimino rivisto il sistema. Servono comunque delle regole, ma non perché c'è dittatura, perché lasciare il popolo italiano allo sbaraglio non è più democrazia, diventa totale anarchia. Diventano una massa di totali anarchici, facendosi forti della democrazia. Cioè, per democrazia tu non puoi dirmi che io non posso. Ma delle regole servono, perché comunque si è esteso il movimento a macchia d'olio e comunque le persone vanno avvicinate, tante non sanno come fare, non sanno che esiste il meetup qua, non sanno che ne puoi creare una Sermoneta, non sanno che cos'è un tavolo di lavoro. Ci sono problemi che comunque sono comuni a tutti i posti, a tutti i luoghi: l'ambiente, la scuola, il problema che ho io a Latina così come anche a Milano. Quindi perché non unificarsi? Perché, visto che il movimento è cresciuto così tanto, perché non creare una rete tra i meetup che magari sono storici? Latina ormai ha delle basi, comunque ha portato avanti persone che fortunatamente io stimo e sono rimaste persone della porta a fianco.
Prodi, Renzi, io non l'ho mai viste. Grazie Rita. Ma come anche di Giorgi, ma di allora, grazie Rita. C'è qualche portavoce che vuole rispondere a Rita? Rita, io lo... cioè questa problematica la affrontiamo tutti i giorni, di doppi meetup, di chi è il meetup buono, di chi è il meetup cattivo. Beh, il meetup significa persone che si incontrano, cioè non ha nessun valore all'interno del Movimento 5 Stelle. Che Di Giorgi, che Sella facciano i meetup a me non sorprende, perché il meetup è una piattaforma americana che Grillo ha scelto di utilizzare per primo, ma non è che fare un meetup dia ai componenti un ruolo all'interno del Movimento 5 Stelle. Quando le persone, per esperienza, questo ci è successo l'ultima volta dell'ultima amministrativa a Trivello, quando le persone fanno una lista in fretta e in furia e magari non prendono neanche la certificazione e si arrogano il diritto di utilizzare i simboli farloccati, deroccati, prendono lo 0,000%. Perché i meetup che funzionano e prendono voti, come dimostra Latina, sono i meetup che sono riconoscibili per attività sul territorio. Sono i meetup che lavorano nella vita. Io la prima volta che ti ho incontrato, tu che mi hai detto, a me mi serve di sapere questa conferenza dei servizi su Fabriano. Ecco, per me questo è un meetup che lavora. Cioè a me del meetup che fa la lista, è inutile, ma è autolesionista, perché sicuramente non prenderà nessun tipo di consenso. Però crea nella popolazione comunque un dubbio. Ho capito, ma la popolazione deve incominciare a riconoscere chi. Nessuno dirà, non si farà mai all'interno del Movimento 5 Stelle una regola per dire un meetup è buono o un meetup è cattivo. Dove ci stanno due meetup non si dà certificazione, non si va alle elezioni, questa è una tutela. Perché non è nello spirito. Perché è una tutela e fino a quando saranno due meetup... Lei ha voglia di lavorare. Certo. Sì, lei. Però, cioè io lo dico sempre, e abbiamo Aprilia che c'ha questa situazione da anni oramai. Ma Aprilia perché magari è quella che più ci ha catapultato in questa situazione. È così, cioè nel senso c'è chi lavora, chi fa parte del gruppo, okay. Chi dice tu, chi segue i meetup che lavorano tanto tempo. Grazie Gaia. Allora, abbiamo concluso gli interventi, sarebbe il mio. Io allora chiudo e poi passo la parola a Ivana e ringrazio tutti per essere venuti qua e partecipato. Ho ascoltato tutto e più ascoltavo più mi venivo, invece di avere delle risposte mi venivano delle domande. E allora non mi resta che dire scusate in piazzetta gentilmente. Allora, Bernardo, sempre tu sei. Quindi alla fine mi sento molto vicino anche perché poi alla fine quando c'è lo spirito del movimento c'è anche empatia. Non so se poi è capitato, ma a me sì, spesso, soprattutto quando mi incontro con i ragazzi del mio meetup, ma anche con quello degli altri, in incontri anche in giro per la provincia, l'ultimo a Sermoneta, si parla e ci si ferma e dice azzo, quello dice le stesse cose che penso io. E quindi vuol dire che il movimento, cioè la filosofia del movimento c'è, esiste, quindi c'è empatia, quindi questa è la regola non scritta che dovrebbe dare forza propulsiva a tutti quelli che si vogliono impegnare e che si impegnano all'interno dei tavoli di lavoro, che sono poi quelli che dovrebbero aiutare i portavoce eletti in regione e in Parlamento e speriamo domani anche nei vari comuni. Detto questo, quindi mi sembra piena sintonia con quello che ha detto Bernardo, Alessandrana, Gaia, lo sottoscrivo e lo risottoscrivo, capisco la frustrazione e lo scollamento dei nostri portavoce che stanno nella nazionale e quindi vivono distanti problematiche e tematiche che ovviamente sono anche molto lontane dal territoriale, quindi loro vivono una frustrazione soprattutto perché sono non si capisce bene ancora chi è il timone, mentre qui nel territoriale il timone bene o male ce l'abbiamo uno dei meetup o comunque quelli che partecipano attivamente. Detto questo, io non posso far altro che dire ok, secondo me il periodo di sedimentazione andiamo avanti, ma solo per un motivo per quanto mi concerne, perché sul territorio i meetup che lavorano stanno funzionando. E nel mio specifico, io ad esempio partecipo a un TPL, opere pubbliche e mobilità,
che ridendo e scherzando nell'anno solare ha prodotto, ha aiutato a produrre un disegno di legge, due esposti alla Corte dei Conti, un'interrogazione regionale e un'interrogazione parlamentare. Cosa sono questi? Ma prima in un partito questo avveniva, poteva avvenire, i cittadini potevano entrare e dire la loro, potevano condividere questi pensieri, potevano farli diventare qualcosa di propositivo. Quindi io queste, tirando le somme del mio piccolo tavolo di lavoro a cui partecipano altri 10 ragazzi, sono dei successi. Successi territoriali che mi hanno spinto sin dall'inizio, dal 2009, a vivere nel Meetup, e quindi io vedo, ragionando in una cosa pragmatica, dico, allora io vado avanti per il mio territorio, per il momento, nella speranza che grazie anche al nostro supporto, alle nostre voci, ai sospettiamo, che un giorno riusciremo a fare ancora più rete, come auspicava Ivana, come anche Fabio e a tanti altri, per cercare di fare massa critica, per sperare di riuscire a far capire a chi al momento detiene il timone del nazionale che o si confronta con la base veramente o si rischia veramente di fare implodere il movimento. Tutto qui. E quindi per me posso andare, io vado avanti perché so che per il nostro territorio dei piccoli risultati si sono portati. Grazie ai portavoci che noi abbiamo fatto eleggere. Tutto qui. Territorio intende anche il territorio provinciale per il paese? È troppo che ha detto. No, io a livello nazionale il timone è palpabile. Dire, per l'europeo tu non la consideri come. Io adesso uno vale portare la portavoce. Allora, io rimango sempre nello spirito che uno vale uno. Quindi se nel frattempo, anche grazie ai nostri portavoce nazionali, riusciremo ad avere delle risposte da chi ce le deve dare, quindi il nostro capopolitico, chi per esso. Io, Gianluca Bono, organizzerò, a prescindere che non c'entra niente, se sono organico o non sono, io attivista Gianluca Bono, se la cosa mi convincerà, come ho sempre fatto, basterò la testa e sarò il primo a stare dietro il banchetto ad aiutare per... Se la cosa non mi convincerà, io mi tiro fuori, ma con questo non voglio coinvolgere nessun altro, continuerò a lavorare per tematiche territoriali, provinciali, regionali, se e quando le riterrò valide secondo la mia filosofia e la mia etica. Tutto qui. Però con questo non voglio dire che gli altri non abbiano ragione o che sia scorretto supportare le europee. Però chi le vuole supportare si mette il banchetto, alza la bandiera, costruisce il palco, raccoglie i fondi, si fa il culo come ci siamo fatti noi per avere le regionali e tira la barca. Legittimo, uno vale uno, è lo spirito dell'uno vale uno. Tutto qui. C'era Ivana, chiudo, grazie. No, solo una comunicazione. Questa mattina siamo stati con Michi al Grassi perché c'era Libera, la soluzione Libera, con il prefetto per quanto riguarda i problemi della mafia e vabbè. E io c'era una mia amica che è una psicologa che lavora in ospedale e che adesso sta con Rinascita Civile, si chiama, sì, e che mi è venuta a fare i complimenti. Perché mi ha detto, ma l'interrogazione sull'ambiente, una che è stata fatta, l'interrogazione da fatto. L'ambiente? Due abbiamo fatto, sì. Due, che ho firmato, insomma, ci siete voi. Ha detto, noi ci lavoriamo da tantissimo tempo. Rinascita Civile. E non siamo riusciti a venire a capo. Con più di 400 pagine, ha detto, voi siete stati capaci di fare una cosa meravigliosa. Giusto per dire una gratificazione, che in Italia, questa è la riprova. Prima che venne andare adesso, Cristian voleva aggiungere una cosa. Mi aspettate qua fuori per pistare. No, io volevo fare una proposta, visto che non si possono fare votazioni, la propongo a Meetup e se la ritenete buona la portate in votazione la prossima volta. Sullo spirito di quello che già stanno facendo alcune commissioni, che inizierà anche la commissione trasporti un paio di volte al mese, anche noi, io proporrei, e questo coinvolgo anche con i nostri portavoci, esatto. Che, no, visto che da una parte anche di
dei presenti qui oggi è uscita fuori l'esigenza invece di magari fare qualche incontro in più per parlare, per dialogare del lavoro? Di tutto, di tutto, di parlare di tutto, e del lavoro soprattutto, ma di tutto. Quindi, se parliamo piano piano di tutto, siamo fuori di tutto, io anche ci intervenizziamo tutti quanti. Io propongo che di organizzare settimanalmente, una volta a settimana, già lo fanno Viterbo un collega, un Massimiliano Giannini, probabilmente anche per lui è amico. E quindi di fare una volta a settimana un incontro in hangout con il portavoce pubblico, bello pubblico, anche in streaming, così dimostriamo anche lo streaming si può fare, non c'è bisogno di casalino per farlo. Anzi forse lo facciamo anche senza introduzioni, come l'ultimo che è stato fatto alla consulta. La proposta è di fare uno streaming a rotazione, potremmo farlo una settimana io, una settimana Giuseppe, Gaia se vi interessa, anche a me piacerebbe vederla, sapere che succede in regione, non so quasi nulla di quello che succede in regione. Quindi di fare uno streaming che ci impegna poco, perché se lo facciamo a rotazione ci impegna una volta al mese, quindi no? E decidiamo insieme le date, cioè, però decidetelo votando in assemblea, così. Fate tutto voi e io mi rendo disponibile da subito, così quando non possiamo venire fisicamente, perché io sto vivendo a Roma da novembre e quindi ho difficoltà, scendo quando posso, però insomma non posso venire sempre, almeno ci possiamo vedere chi in streaming, chi in hangout collegato, e mi potete fare un po' di domande, poi troviamo un sistema, c'è un... Questo l'avevi già accennato, pensavo di veicolare questa volta tramite il sito. Bella idea. Una sorta di prenotazione. Cioè, decidiamo cosa facile, dai, perché sono incollato. Come? Cosa facile. No, prenotare. No, non hai capito. Volevo dire, prenotare le persone che vogliono partecipare a questo hangout. Poi non c'entra niente. Poi sono solo i nominativi delle persone. Cos'è l'hangout? Hangout è una videochiamata fatta tramite Google Group, quindi dovete avere un account di Google, cioè se decidiamo di fare Hangout oppure se decidiamo di fare Skype, però lo decidete voi, noi ce li poi decidiamo qual è il modo migliore. Ok, grazie, qualcuno direi grazie a Luca che ha ripreso il video. Grazie a Luca che si dà sempre di queste cose che non è affatto, no, ed è molto faticoso. Posso dire una cosa veloce? No, è tecnica. Allora, chi apre, aprisse tutto il cancello e non la mezza. Perché non si fa male. Se qualcuno prende la sformata. Allora, grazie per aver partecipato, andate in pace.